va verso il lato sinistro del campo, questa affida ad una conclusione della distanza. Sogno specialmente in questi match, Verona attacca, ancora blocco ma è solo una finta di Chiesa, poi Verona deve attaccare uno contro uno, prendersi la responsabilità. Guatmi prova ad attaccare sulla linea di fondo, trova Moore al centro dell'area contro Keys, c'è anche un po' di contatto ma a proteggersi bene, a fare un buon taglia fuori su Parks, poi dall'altra parte, trucco la corsa di Conti, se non si accoppiano tira, invece no, va dentro per Moore che riesce a controllare il corpo. 10-10. Ribalta Bestagno per Parks che è un po' indecisa sul da farsi, allora torna fuori da Keys. Offensiva del Jazz con Panzera che cerca di andare dentro, ma Guatmi, grande finta, gira, torna al ferro, appoggia. Gira però, va detto, Parks nella difesa. Bestagno completamente sola, può andare di Keys, gira un po' attorno, poi va a fare da Bestagno, liberissimo a Parks da tre, arriva. Come... I mondiali 2022 con la maglia di Puerto Rico, non basta contro l'area Panzera. E poi... per Moore che proverà ad attaccare uno contro uno, Jasmine Keys prende il centro dell'area, va su di mano sinistra, appoggia il tabellone, Penna ritrova il secondo rimbalzo offensivo consecutivo, Parks prova a risolvere, dimostra tutte le sue abilità offensive, no, primo più 5 di schiena dalla linea di fondo, Guatmi palla dentro per Guatmi, ancora uno contro uno su Creeper, allontanamento, 8 secondi per andare al tiro, Sottana dentro per Penna che si gira sul posto, sbaglia il tiro, corre dall'altra parte Schio. Porto Rico contro Porto Rico, attacca il cambio della difesa, Penna a vantaggio, super movimento in palleggio per un angolo per Guatmi che non se la sente la treva, dentro la Begic, uno contro uno dal numero 4 che si gira, appoggia al tabellone Bestagno e Girantes che si butta dentro, mano destra fino in fondo, il pick and roll con Trucco, palla dentro per la numero 12, palleggio, adesso tira dalla linea dei liberi per Valerio del terzo periodo per il Jazz. Pazzi in penetrazione, sa. Palla per Guatmi, poi Trucco dentro per Moore, in uno contro uno su Moore, attacca con il tiro da tre prendendo la mira. Bestagno, poi Panzera da tre, sarebbe importantissimo. Ora che vedere in piazza di Conti, poi Trucco, partenza contro Keys, prova ad arrivare fino in fondo, si protegge con la mano esterna dal tiro dopo il rimbalzo, può provare ad attaccare Bestagno, rimane un po' chiuso al centro dell'area, passo di avvicinamento, fallo da dietro, magari sui suoi punti deboli, palla dentro per Moore che può provare ad attaccare Penna, gira attorno come un centrobody alla palla nuoto. Fischio sostanzialmente corretto. Partenza di Valeria Trucco, linea di fondo, si gira in rotazione, ma lasciano andare gli arbitri e allora Parks dall'altra parte, guarda canestro da tre, pronti alla difesa del Jazz ma questa volta è sbagliata, Conti liberissima dalla sua zona, Bestagno partenza al numero 10, linea di fondo, libera Panzera, palleggio, resto, tiro, media distanza, canestro! Apis per questi ultimi secondi, palla dentro per Moore, passo di avvicinamento. Parks contro Guatmi, rientrata in campo Girantes, palleggio, resto, tiro dalla media distanza, alza la parabola e senti. Si allargano le compagne, si passa da Moore, da tre! Senza motivo! Lo tempo, Girantes da tre per prolungare il match, segna anche lei. Di Guatmi, Conti si arresta dentro per Moore! Due al tabellone!